proprio buona, ma buona, punto, senza tante chiacchiere, buona, com'è? Buona. Oggi faccio una delle paste che mi piace di più, ma non tanto per gli ingredienti, perché gli ingredienti possono essere anche diversi, è per il modo con cui si fa questa ricetta. Si fa in pochissimo tempo, ci vuole veramente pochissimo impegno, il gusto com'è? Fantastico, secondo me è veramente buonissimo. Allora, cosa faccio? Faccio una pasta con i porri e con la pancetta. Ora non dico che i porri uno ce l'ha sempre in casa, ma non è che sono così difficili da trovarsi. La pancetta, invece, essendo un complemento d'arredo, deve per forza essere dentro la casa di ognuno di noi. Partiamo proprio dalla pancetta. Ne prendo due belle fettone. Niente olio in padella, si accende il fuoco, si tiene al minimo e ora deve fare tutto tranquillamente da sola la pancetta. Perfetto. Ora ci si occupa dei porri. Si toglie il fondo e diciamo l'ultima parte, questa parte qui che è più tenace, non è particolarmente buona questa qui, secondo me va bene nelle zuppe ma così non va bene. Un po' del verde lo lasciamo e tagliamo via. Si incide a metà e dopo così, aprendola in questo modo, sembra quasi un libro, si riesce a sciacquare meglio. Vedete, un po' di residui di terra ci sono. Si sciacqua. Il porro si affetta, diciamo, abbastanza finemente, non proprio finissimo, non deve essere un velo, ma abbastanza finemente. Quando la pancetta è bella croccante, ha ceduto molto del suo grasso, si toglie lasciando il grasso nella padella. Se la pancetta è bella grassa come quella che avevo io, quindi c'è un bel fondo di grasso, va benissimo così, si prosegue così, se no altrimenti aggiungete un pochino d'olio. Aggiungo in questo grasso uno spicchio d'aglio, faccio scaldare per bene così si insaporisce bene la padella. Aggiungo anche semi di finocchio e ora metto i porri. Una gelatina di sale e sempre mantenendo il fuoco basso, fuoco è basso come prima, facciamo stufare molto bene, portiamo a cottura praticamente i porri. Ci vediamo fra un pochino. I porri sono assolutamente perfetti, c'è rimasto un pochino di liquido ma deve essere così, secondo me non si devono asciugare troppissimo. La cosa da fare invece è quello di assaggiarli assolutamente. Buoni, no, non c'è da aggiungere assolutamente niente, sono perfetti. Spengo anche il fuoco perché non voglio che si asciughino troppo. L'acqua sta bollendo e quindi si va a mettere la pasta. Prima il sale. Sulla pasta decidete un po' voi. Io qui ho preso dei rigatoni, no, in realtà questo è tortiglione. Tortiglioni, mettete rigatoni, penne, quello che volete. Secondo me con questo tipo di sugo ci sta meglio la pasta corta, però voglio dire, mettete quello che vi pare. La pasta si tira su al dente e si mette direttamente nella padella con i porri. Fino all'ultimo tortiglione. E ora si fa insaporire bene. Bello ricco. No, non mi sono dimenticato la pancetta la voglio mettere proprio all'ultimo momento per mantenere praticamente quasi completamente la croccantezza. Wow! Ok, ora ce la metto. Se si dovesse asciugare troppo aggiungete un pochino di liquido, ma per me la pasta è pronta così. E non c'è da fare nient'altro. Se
non aggiungere, ma questo è veramente qualcosa, se vi fa voglia di farlo, fatelo, se no, altrimenti lasciate perdere, un pochino di pecorino. Che meraviglia. Se volete, aggiungete del pepe, io lo metterò direttamente nel piatto, ma ci siamo, è pronto. Faccio un modesto piattino. Un altro po' di pecorino e una bella grattugiata di pepe. Secondo me brucia da morire ora. Sicuramente brucia da morire. Buona. Però non c'avevo la pancetta insieme, quindi va fatto. Un altro assaggio con la pancetta è qui nel mezzo, è qui nel mezzo. Vi dico, il sapore è assolutamente fantastico, ma veramente fantastico. Buono, potete mettere anche un pochino di più di pecorino, perché il sapore del porro è bello ricco, intenso, ma è veramente buonissimo. Si sente il finocchio. Questa è una pasta proprio buona. Ma proprio buona, ma buona, punto, senza tante chiacchiere, buona, com'è? Buona. Sicuro che è buona? Sì, è buona. Poi, casomai, se uno non è proprio sicuro, continua ad assaggiare. Magari si porta anche il piatto via. Alla prossima.